continua la bellissima iniziativa di Invito a Palazzo, giunta all'ottava edizione. Sabato 3 ottobre, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, 93 palazzi di 53 banche in tutta Italia hanno spalancato i portoni per accogliere visitatori curiosi di vedere i posti di lavoro normalmente riservati agli addetti ai lavori bancari. Solo a Roma sono stati aperti alla visita 11 palazzi nobiliari. Noi abbiamo visitato Palazzo Altieri, sede dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, del Banco Popolare e della Banca Finnat Euramerica. Il palazzo, costruito nel 1650 dall'architetto Giovanni Antonio De Rossi per il Cardinale Altieri, è considerato un modello dell'architettura e del gusto artistico del barocco romano. Numerose furono le opere di modifica apportate successivamente, in special modo nel 1680, quando Emilio Altieri divenne Papa. Le splendide sale da soffitti riccamente decorati ci stupiscono per i loro colori così vivi. Nella Sala Rossa, la stupenda allegoria dell'amore sembra appena terminata da Niccolò Berrettoni. La Sala degli Specchi ci offre la visione di un affresco ottagonale, Il Carro del Sole, di Fabrizio Chiari. Vere particolarità sono il silenzioso orologio da notte, le porte con la specchiatura in alabastro, il mosaico romano, inserito nel gabinetto nobile, oggi anticamera dello studio del presidente dell'ABI. Il soffitto a cassettoni della camera da letto con l'invito di Paride ad Elena. La sala dei convegni con l'affresco della Clemenza Altieri. La grande opera è di Carlo Maratta. Al secondo piano nobile ci accoglie la sede del Banco Popolare. Un corvo impagliato posto su mobile dà il nome alla sala. Nella sala successiva possiamo ammirare lo stupendo quadro Susanna insediata dai vecchioni di Luca Giordano. Incontriamo poi la sala che prende il nome dalla grande stella intarsiata sul pavimento. Era la stanza da letto del principe Ludovico Altieri. Troneggia nell'antica sala da pranzo lo stemma della famiglia con raffigurate le insegne papali. Nella camera da letto che fu della principessa Maria Caterina viene conservato il ricordo della guarigione dall'epilessia.
Palazzo Altieri non finisce di stupirci. Ogni volta che ci guardiamo attorno, riserva una sorpresa. Un susseguirsi di sale, stanze, saloni, un colpo d'occhio incredibile, a dimostrazione della potenza acquisita da una famiglia romana ormai scomparsa.